della comunità comasca, a cui seguirà poi la dottoressa Karin Sala, che è qui in rappresentanza dell'AISM di Como. Poi lasciamo spazio, se qualcuno di voi ha delle domande, per tirare un po' le fila della giornata. Grazie. Buongiorno, grazie mille di questo invito. Come vedete, io non sono della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, sebbene abbia qualche relazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. E per questo mi hanno chiesto di rappresentarli. Io sono il segretario generale di Assifero, che è l'associazione di categoria fra le fondazioni e gli enti di erogazione. Ora, l'obiettivo del mio intervento è quello di cercare di illustrare come l'intermediazione filantropica possa essere al servizio del terzo settore. Quindi, dalla logica, praticamente il quesito a cui cerco di rispondere è come gli enti non profit possono sfruttare al meglio la presenza di un intermediario filantropico, come appunto la Fondazione della Provinciale della Comunità Comasca, al di là dei contributi che questi possono ricevere dalla Fondazione. Questo è il tema che cercherò di affrontare. Ora, mi ricollego un po' a quanto è già stato detto negli interventi introduttivi, ossia che assistiamo in questo periodo storico, forse proprio come reazione alla crisi economica, che tutti sapete che ha delle origini non tanto economiche quanto morali, quanto proprio etiche, ha una crescita dei bisogni filantropici. Da un lato c'è quella che potremmo chiamare la pressione sociale, ossia la crisi dello Stato sociale e di un'economia fondata sulla massimizzazione del profitto. Questo non regge più. Ormai tutti ne sono più o meno consapevoli, e quindi c'è una pressione sociale a muovere risorse da parte della filantropia. Accanto a questo, ed è l'aspetto più rilevante a mio avviso, ci sono i bisogni personali. Abbiamo visto prima che è attraverso la relazione che si generano anche risorse finanziarie. Ebbene, nella nostra società vi è un crescente numero di persone che ha bisogno di dare un senso alla propria esistenza, di sviluppare relazioni umane, non strumentali, e di vivere emozioni autentiche. Ora, tutto questo è molto presente appunto nel mondo della filantropia, del privato sociale. E infine ci sono difficoltà oggettive. È una società complessa, atomizzata, in cui è molto difficile vivere la solidarietà informale. E per cui abbiamo una società che ci spinge a donare, esigenze personali che ci spingono a donare, e la complessità di come diavolo fare a donare in un mondo così complesso in cui non si capisce bene. Abbiamo visto la sfilza di benefici fiscali, in cui penso che molti di voi abbiano avuto qualche problema a capire cosa succedeva, e proprio perché effettivamente sono tutte queste norme da gestire, rapporti anche economici e sociali molto molto complicati. Ora, quali sono i soggetti interessati a questi bisogni? Chiaramente si è parlato di lasciti, per cui le persone senza eredi. Uno studio fatto da Fondazione Cariplo indica nei prossimi 10 anni il patrimonio delle famiglie che si estingueranno per mancanza di eredi diretti è pari a oltre 100 miliardi di euro, in Lombardia oltre 20 miliardi di euro, quindi non si parla, cioè non sono proprio bruscolini, sono somme di una certa rilevanza, di gente che non ha eredi diretti e che quindi prima o poi dovrà darli a qualcun altro. Poi accanto a questi ci sono chiaramente un numero di persone che sente l'esigenza di ricordare qualcuno e vorrebbe darsi uno strumento che possa durare nel tempo. Mi ricordo all'inizio, io sono responsabile per la creazione delle fondazioni di comunità in Italia, e quando all'inizio ho iniziato a fare questo lavoro mi sono imbattuto a Novara con una signora, cito sempre questo perché era la prima volta per cui mi è rimasto più impresso, una signora che voleva ricordare il marito recentemente scomparso, Borgomanero, Rubinettai, e la prima ipotesi era quella di donare uno strumento all'ospedale locale di Borgomanero, però lo strumento sarebbe durato, che ne so, 3-4-5 anni, la memoria del marito sarebbe durata 3-4-5 anni, e chiaramente questo non era la soluzione che rispondesse ai suoi bisogni. Da qui l'utilizzo di uno strumento di intermediazione filantropica, poi vi spiegherò come. Vi è poi chi si confronta con il dopo di noi.
un tempo questo problema non esisteva, oggi invece, grazie allo sviluppo della medicina, è un problema reale, è un problema quindi su cui ci si pone il problema di garantire nel tempo delle esigenze di persone che autonomamente non saranno in grado di garantire la propria sostenibilità. Vi è poi chi vuole utilizzare la filantropia per rafforzare i legami familiari o magari per educare i figli. Abbiamo qualche problema di educazione ai figli, almeno io. E quindi la filantropia può essere uno strumento anche da questo punto di vista. C'è chi sente l'esigenza come cittadino di contribuire al bene comune. Le imprese che vogliono dare organicità e coerenza alle proprie liberalità e le stesse non profit che vogliono coinvolgere i donatori offrendo però delle garanzie un pochettino diverse, offrendoli delle opportunità diverse di entrare in rapporto. Questi sono tutti mondi che possono essere interessati allo sviluppo di strumenti di filantropia istituzionale. Anche perché i limiti del fundraising, oggi si è parlato del community fundraising, ma il fundraising non è solo community fundraising, è anche marketing spudorato. E il marketing spudorato ha come caratteristiche attuali costi alti e crescenti. Oggettivi. E l'altro problema è la concorrenza da parte di quelle che io chiamo le multinazionali non profit. Ci sono tutta una serie di enti che conoscete anche voi e che investono risorse consistenti proprio per farsi il mercato. Alcuni non cito i nomi, ma ci sono delle importanti organizzazioni internazionali assolutamente benemerite, ma che quando sono entrate nel mercato italiano per 5-6 anni hanno investito senza ricevere ritornare niente in cambio. Solo un investimento che poi avrebbe dato chiaramente i suoi frutti. L'altro limite del fundraising è che lo dice la parola stessa. Sono i fondi, non le relazioni. In fondo quello che si diceva era proprio cercare di superare questo limite. Però fundraising dice io mi interesso dei fondi. A me interessa e spesso ho l'impressione che nelle organizzazioni a volte quello che gli interessa sono i soldi piuttosto che il donatore. Posizione chiaramente demenziale ma diffusa, oggettivamente diffusa. E questo provoca uno scarso coinvolgimento del donatore. Abbiamo visto che il donatore invece vuole essere coinvolto, perché non è semplicemente una cosa che faccio per lavarmi la coscienza, è una cosa per dare un senso alla mia vita. Allora, perché dia un senso alla mia vita, io questa cosa la devo vivere. Se non vengo coinvolto, se semplicemente ricevo una pressione di marketing, non vado molto in là. E infine nel fundraising c'è chiaramente limitate garanzie sull'uso delle risorse. Ci dicono che faranno certe cose, ma in realtà, essendo la donazione mia normalmente molto molto ridotta, poi va a capire, insomma, diventa radicalmente impossibile capire cosa succede. Detto questo, a differenza del fundraising, ci sono i servizi filantropici. Qual è la logica? Mentre nel fundraising io parto da un mio progetto e cerco di venderlo utilizzando il marketing, perché questo è, nel servizio filantropico io parto dall'esigenza del donante e cerco di trovargli la soluzione che risponda alle sue esigenze. Quindi proprio un rovesciamento di prospettiva. Quindi si dà al donatore la possibilità di destinare i propri fondi ad un progetto specifico garantito da un soggetto terzo. È evidente che io dirò che il mio progetto è un buon progetto, se no sarebbe un po' strano. Però è chiaro che quello che dico non è necessariamente perfetto. Ma se c'è un soggetto terzo che fa come mestiere quello di verificare la sostenibilità, la coerenza, il valore del progetto, è chiaro che quello che dico acquista un valore diverso. Proprio qui in Fondazione Comasca è successo un po' di anni fa che un progetto che era stato selezionato, poi l'ente ha rinunciato al contributo perché è subentrato un donatore dicendo visto che siete stati selezionati ci penso tutto io, caso che succede una volta sola, però dà l'idea di quello che sto cercando di dire. C'è poi la possibilità di contribuire alla sostenibilità di un ente costituendo un fondo a lui dedicato. Cioè, cosa vuol dire un fondo a lui dedicato? Io creo una specie di patrimonio segregato, adesso non entro nelle specificità perché sarebbe un po' complicato, comunque una specie di patrimonio le cui risorse saranno destinate per sempre alle attività di quell'ente lì.
perché lo metto, non lo gestisco in prima persona, dopo ve lo spiego, così c'è un minimo di... Un altro elemento interessante è la possibilità di dotarsi di tutti i benefici di una propria fondazione senza averne gli oneri. Cosa vuol dire? Se io, il modo più tecnicamente più efficiente per gestire in modo professionale e strategico le mie donazioni attraverso una fondazione. Ma per farmi una fondazione io devo avere dai 5 milioni in su, e spesso non sono neanche sufficienti. Devo dedicare parecchio tempo, sia in termini di competenze che in termini gestionali che in termini amministrativi. Ora, la gran parte delle persone non hanno né i 5 milioni da destinare, ma neppure le competenze e la voglia per crearsi una propria fondazione. E quindi fino a poco tempo fa questo strumento era appannaggio dei super ricchi. Ecco, qui invece cerchiamo di democratizzare questa opportunità. Infine c'è la possibilità di massimizzare i benefici fiscali. Ora, aspetto normativo. 3 anni fa, dopo un'operazione di lobby, di blitz e via dicendo, siamo riusciti a introdurre il comma 2 bis dell'articolo 10 sulla legge sulle onlus, che è quello che dice cosa le onlus potete fare, l'abbiamo visto prima. E questo articolo per noi è fondamentale. Cosa dice? Si considera attività di beneficenza. Attività di beneficenza vuol dire a solidarietà immanente. Qui non ho il problema del fatto che i beneficiari siano svantaggiati o meno. Ai sensi di, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, solo denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro, che realizzano direttamente in prima persona progetti di utilità sociale. Questa è, per il mondo della filantropia italiano, una rivoluzione, perché ci cambia radicalmente e ci offre delle prospettive estremamente interessanti. Perché? Innanzitutto, questo significa che gli enti di erogazione possono essere onlus. Su questo c'era dibattito, c'erano alcuni che dicevano sì, altri che dicevano no, però era una situazione in cui non si capiva bene. Bene, lì lo dice chiaramente, l'attività di erogazione è attività di beneficenza e quindi puoi essere onlus. Il che significa che questi enti possono catalizzare risorse a favore del non profit, possono avere un ruolo nel trasferimento intergenerazionale di ricchezza a cui ho accennato prima, scusate sono un po' malato, e quindi cercare di contrastare la sottocapitalizzazione del settore, che è uno dei limiti molto molto forti che oggi il settore non profit in Italia vive. L'altro elemento interessante è che colleghi i benefici fiscali all'attività. Noi siamo abituati ad un ordinamento che collega il beneficio alla soggettività, cioè tu devi avere tutte queste caratteristiche, vi dicendo, la cosa crea molti problemi operativi, perché io posso fare un'attività, faccio un esempio stupidissimo, la parrocchia organizza una vacanza per disabili, non c'è il benché minimo dubbio che sia un'attività di utilità sociale, nessuno gli viene in mente, però la parrocchia, e dato che astrattamente poteva essere onlus parziaria, ma nessuno l'ha fatto, quindi non è onlus, non essendo onlus non mi dai i benefici che potrebbe dare se una onlus, mentre avesso questo strumento io riesco a guardare se il progetto di utilità sociale, non necessariamente se l'ente che lo porta avanti è una onlus, e questo è molto molto importante per tutti voi. E infine coinvolge il privato sociale nell'attività di controllo, perché di fatto gli enti d'erogazione che fanno questa funzione di intermediazione hanno poi la responsabilità di dare effettivamente i soldi a progetti di utilità sociale, e sono loro che controllano, e a mio avviso penso che abbiano più possibilità di capire dove va il fumo che ispettore delle entrate, che spesso di questo mondo sanno veramente molto poco e quindi finiscono a guardare le robe non rilevanti e magari il passo davanti dei treni di fregature di diverso tipo. I vantaggi fiscali. Ora, questo cosa significa? Che gli intermediari filantropici possono offrire, possono utilizzati per offrire ai donatori i vantaggi alla più dai meno versi, cioè quello che si è accennato prima, io posso dedurre fino al 10% del mio reddito con un massimale 70.000 euro, anche quando l'ente non potrebbe. Perché l'ente non potrebbe? O perché, benché onlus, non tiene la contabilità a partita doppia. Questo è molto vero per le organizzazioni di volontariato, le quali spesso sono piccole, non hanno la contabilità a partita doppia, e questo
non è proprio scritto bene bene, però l'interpretazione dice che se tu non hai la contabilità a partita doppia, non dai la garanzia della tracciabilità e quindi tendenzialmente non potresti dare il beneficio della più dai meno versi. Oppure, benché non sia scritto nel registro, volge attività di utilità sociale, però decido di non iscriversi perché è vero che l'ONLUS ha dei benefici, ma ha anche tutta una serie di oneri e quindi uno può decidere per tante ragioni di non iscriversi. Oppure gestisce progetti di utilità sociale, però non persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Allora, un qualsiasi di questi tre soggetti non può dare il beneficio da più dai meno versi. Attraverso, adesso vi mostrerò come, attraverso la fondazione della comunità locale invece si riesce ad ottenere questo risultato. Altro tipo di vantaggi sono i vantaggi gestionali. Come ho detto prima, uno dei problemi degli enti è garantire la propria sostenibilità. Un modo per garantire la sostenibilità è crearsi dei fondi patrimoniali. Adesso beh, la borsa fa un po' in crisi, però tendenzialmente questa è la diversificazione delle entrate, è un elemento che è considerato fondamentale. Ora, in realtà, gestire un fondo patrimoniale non è cosa banale, soprattutto per un'organizzazione non enorme. Uno, perché spesso non ha la massa critica per gestire un patrimonio. Ora, mentre una volta se compravano i bot e più o meno avevi un rendimento a due cifre, quello ti dava l'illusione, perché era un'illusione, perché l'inflazione era pure a due cifre, quindi era un'illusione, però era un'illusione che tu potessi andare avanti. Oggi, se prendi un bot, sai lo 0, qualcosa, quindi non vai da nessuna parte. Oppure non ho una competenza necessaria a gestire un patrimonio finanziario. E queste competenze non sono facili, costano anche care da portarsi a casa. Oppure non sono in grado di fornire le garanzie che il donatore vuole. Nel senso che io non ho una struttura sufficientemente articolata, sufficientemente strutturata, perché il donatore sia certo che quei soldi, una volta dati a me, verranno utilizzati esattamente come vuole lui. Oppure qualsiasi ente che fa qualcosa, profit o non profit, ha un rischio imprenditoriale. La regione smette di pagare i contributi che deve pagare e io, anche se faccio benissimo, mi trovo in una situazione di crisi, cioè, qui non ci vuole poco a trovarsi in difficoltà. E questo fa sì che ci possano essere dei creditori che giustamente si prendono il patrimonio. Ora, quali sono le condizioni affinché io, ente non profit, possa sfruttare queste opportunità? Beh, la prima è essere senza scopo di lucro. E lì è specifico, ci sono delle normative che dicono chiaro cosa vuol dire senza scopo di lucro. E mi è capitato di vedere diversi statuti di enti che vogliono essere senza scopo di lucro, ma che mancano di qualcuno di quei pezzettini. Ora, se manca qualcuno di quei pezzettini, per il fisco italiano e quindi anche per la fondazione, quell'ente non è senza scopo di lucro. Quindi state attenti, ci sono una norma specifica che lo dice. Poi, operare principalmente nei settori, e vedete che sono parecchi, e gestire direttamente il progetto di utilità sociale. Devo gestire i progetti. Poi cosa siano i progetti possiamo lavorarci un pochettino, però devo gestire i progetti, non posso ricevere soldi per poi dargli un altro. Questo non è vietato, è vietato. Le modalità. Allora, supponiamo che io sia un ente non profit che voglia sfruttare quei benefici a cui accennavo prima. Beh, la prima cosa, vi tratta di individuare una fondazione che sia ONLUS e che abbia fra le sue finalità la beneficenza. Fondazione Provinciale della Comunità Comasca in questo territorio fa esattamente questo lavoro. Quindi presentare progetti alla fondazione che ne verifica l'utilità sociale, perché io devo finanziare solo il progetto di utilità sociale, o decidere di costituire un fondo destinato a finanziare i propri progetti. Cosa è successo negli anni scorsi? Una persona ha visto che funzionava la cosa, si è creato prima il fondo lui, poi ha visto che funzionava la cosa, allora, visto che dovevano ristrutturare l'oratorio di un paese qui della Brianza, invece, e se avessero dato le contributi direttamente alla parrocchia, sarebbero tutti stati non fiscalmente deducibili, essendo persone, mentre se erano imprese, come persone fisiche, no, allora cosa ha fatto? Ha presentato il progetto alla fondazione, la fondazione ha verificato che effettivamente era un progetto di utilità sociale, lei non ci ha messo un centesimo. Però dopodiché tutti i donatori hanno donato
alla fondazione per quel progetto, hanno potuto dedurre dal proprio reddito la propria donazione, che significa il beneficio dell'aliquota marginale, che può essere 30-40%, per cui non è una roba da buttare via così senza problemi. E a quel punto, quando la fondazione ha erogato questi soldi che ha avuto raccolto a favore di quel progetto, la cosa è funzionata talmente bene che quello stesso ente ha deciso ora di costituirsi un fondo presso la fondazione. I soldi arrivano sul fondo e poi dopo deciderà a quali suoi progetti destinare questi soldi. E quindi, una volta che mi sono costituito il fondo piuttosto che il progetto, chiedere ai miei donatori di donare, sempre attraverso tracciabilità, per cui bonifico bancario, carta di credito, roba di questo tipo, cioè non mai montante, di donare alla fondazione, specificando che quei soldi erano destinati a quel determinato progetto piuttosto che fondo. Tecnicamente si tratta di una donazione modale, poi vediamo quello che significa. E la fondazione, una volta che accetta queste donazioni, è obbligata per legge a destinare quei soldi esclusivamente per quella finalità lì, non può fare altro. E infine bisogna rendicontare l'uso delle somme ricevute. Questo è il passaggio che bisogna seguire. Le caratteristiche dei fondi. Questi fondi hanno quattro caratteristiche principali. La prima è la sicurezza, perché sappiamo che questo è qualcosa veramente importante per i donatori, avere la certezza che i soldi vadano dove vogliono loro. La seconda è la semplicità. Noi viviamo in un mondo complicatissimo, in cui ci sono 18.000 leggi ad ogni passo che uno fa, e uno, quando vuole fare beneficenza, non vuole avere problemi, se no ci rinuncia. Insomma, è un piacere, se devo poi spaccarmi la testa su ste cose, dico buonanotte. Tant'è che in Italia la maggior parte dei donatori non deduce le proprie donazioni, che benché le può dedurre, per tante ragioni. La flessibilità: sono io che dono, deve essere una cosa fatta per le mie esigenze, non per le esigenze della fondazione, ma per le mie esigenze. Quindi io devo potermi costruire un vestito su misura, fatto proprio per quello che io penso che mi interessa e mi possa servire. E poi l'economicità e l'efficacia: è chiaro che io dono e voglio che gran parte delle mie risorse finiscano dove decido io. Allora, cosa vuol dire la sicurezza? Ho detto prima, istituto della donazione modale. Questo significa che il donatore o chi ne ha interesse, per cui non, anche altri soggetti che ne hanno interesse, possono costringere la fondazione a rispettare la volontà del donante. Quindi, da un punto di vista giuridico, c'è la massima garanzia. Siamo in Italia, le garanzie giuridiche non sono sempre sufficienti. Ora, la fondazione di comunità è strutturata, è stata pensata proprio per garantire per sempre il perseguimento degli obiettivi, la rispetto alla volontà del donatore. Questa è la sua funzione. Questo le rende difficile da capire, perché normalmente quando noi pensiamo un ente che ha uno scopo: i bambini, gli anziani, quello che volete voi. Qui invece lo scopo della fondazione è assistere i donatori, e quindi questo prende un po' di difficoltà all'inizio a capire. Per cui è fatta per quello, ha una struttura di governance per quell'obiettivo lì. Altro elemento: si è sviluppato un sistema contabile molto particolare. Qui c'è il capo dei revisori della Fondazione Comasca che può testimoniare, i due capi, quello che c'era prima e quello che c'è dopo, ogni operazione, praticamente non c'è, per i commercialisti, non c'è semplicemente la partita doppia, ma c'è una doppia partita doppia. Tutte le scritture vengono fatte due volte per tenere traccia contemporaneamente sia della natura che della destinazione dell'operazione, in modo da avere una totale tracciabilità. Io posso in ogni momento dimostrare perché un centesimo è arrivato lì ed è finito là. E questo non lo posso fare con la sola partita doppia, ho bisogno di una doppia contabilità, se volete. Però ce l'hanno, e quindi questa è una garanzia interessante. Inoltre, tutte le informazioni che riguardano l'attività della fondazione, i progetti, i contributi, se il donante non vuole mantenere anonimato, se il donatore non vuole che rimangano riservate, vengono pubblicate automaticamente sul sito, per permettere un controllo sociale anche di quello che sta succedendo, ed evitare per cui usi non corretti.
Infine, la fondazione, non infine, la fondazione raccoglie la rendicontazione. Cioè, se io dono ad un ente qualsiasi, è difficile che io come privato riesco ad ottenere la rendicontazione di come ho fatto con i miei soldi, perché cioè, non ho peso sufficiente. Ma la fondazione è in grado di ottenere questo. Anche perché se io mi gioco poi non riceverò un contributo, manco morire, quindi non c'è gli enti, ed è strutturata per ottenere questa rendicontazione, che io come singolo difficilmente avrei. Da un punto di vista fiscale, il donante è protetto dallo schermo della fondazione. Mi spiego. La Qdem Novaesi stabilisce che se io do la mia donazione ad un ente che non, in realtà non meriterebbe, e poi la deduco, dopodiché ho delle sanzioni estremamente pesanti. Ora, capire, per me che lavoro nel settore è relativamente facile, ma per una persona normale capire qual è la differenza fra un'organizzazione di volontariato iscritta e non iscritta non è proprio pacifico, e fa una differenza bestiale. Capire se quell'organizzazione tiene la partita doppia o meno non è proprio immediatissimo che mi viene in mente di chiederlo. Tiene la partita doppia? E dato che io non ho bisogno che mi faccia una ricevuta per scaricarla, io ho dato la mia, fatto la mia donazione per bonifico a favore dell'ente X, sono convinto che quello sia un onlus di diritto, quindi non deve neanche scrivere onlus, no, non lo deve manco scrivere, sono convinto che sono onlus di diritto, io lo schiaffo sulla mia dichiarazione di redditi in perfetta buona fede, ma arriva un controllo, pago delle sanzioni che metà bastano. E questo può anche essere una delle ragioni che scoraggiano le persone a dire io me ne frega niente, piuttosto che incorrere in questi problemi, non lo deduco e buona la tassecchia. Ora, nel momento in cui io do i soldi alla fondazione, la fondazione è perfetta da quel punto di vista, ha la partita doppia, ha la massima rendicontazione, è onlus iscritta, insomma è personalità giuridica, insomma ha tutti i crismi che voglio avere. Se poi la fondazione dovesse sbagliarsi, cosa che è più difficile perché fa questo come mestiere, ma se poi la fondazione dovesse sbagliare e magari su mia indicazione dare dei soldi a qualcosa a cui non si possono dare i soldi, la responsabilità è solo della fondazione. Non è che il fisco dice ma tu hai seguito l'indicazione del donatore, quindi è colpa del... No, tu sei responsabile di quei soldi, li hai messi lì, la colpa è solo tua. Il donante è assolutamente protetto da qualsiasi intervento da parte di qualsiasi autorità dell'Agenzia delle Entrate. E altro elemento importante è quello a cui accennavo prima, il rischio imprenditoriale. Una fondazione di beneficenza non fa niente, cioè non fa nessuna attività, distribuisce i soldi che ha, se non li ha non li distribuisce e quindi non fa debiti, non ha rischio imprenditoriale. E quindi nel momento in cui io ho costituito un fondo presso la fondazione, se la mia organizzazione per qualsiasi ragione sono arrivate le persone che non andavano bene, è cambiata le politiche, insomma il mio ente fallisce, cosa che adesso succede, i potenziali creditori non possono toccare il fondo perché il fondo è presso un altro ente e quindi non è dell'organizzazione, è presso un altro ente. Quindi l'organizzazione si fallirà, ma quei soldi rimarranno in perpetuo per finanziare eventualmente un'altra organizzazione che dovesse costituirsi comunque per quella finalità lì. E quindi si garantisce al donante, questo è particolarmente rilevante per il dopo di noi per esempio, si garantisce al donante che quei soldi non potranno mai essere aggrediti per rischio imprenditoriale, cosa che un ente che gestisce il dopo di noi, il rischio c'è, esiste proprio nella natura delle cose. Quindi la sicurezza è un elemento veramente importante. L'altro elemento è la semplicità. Come ho detto prima, io non voglio avere problemi. Allora, se la mia donazione è di modica entità, basta la scrittura privata. Se invece non è di modica entità, cos'è la modica entità? Dipende dal patrimonio del donante. Proprio in inglese direbbero a spanne, si può dire se io la posso dedurre dalla mia dichiarazione dei redditi, non intacca il mio patrimonio. Se supera la mia dichiarazione dei redditi ci sono dei dubbi che intacchi il patrimonio e quindi ci vuole l'intervento del notaio per garantire che non è stata intaccata la legittima degli altri potenziali eredi. Per cui o scrittura privata per le imprese piuttosto che per le monica entità, oppure atto pubblico piuttosto che testamento. Dopodiché non devo predisporre statuti, non devo ottenere riconoscimenti, tutte queste robe qui non le devo fare perché ce le ha già la fondazione, che le ha già fatte.
quindi a me non interessano. Altro elemento interessante, non c'è necessità di costituire degli organi, che anche questo non è un'operazione semplicissima, perché ce l'ha già la fondazione. Tutta la gestione amministrativa è totalmente in capo alla fondazione, e oggi, mentre fino a un po' di tempo fa non c'erano norme, questo era il settore in cui ognuno faceva quello che gli saltava in mente, perché appunto non, nessuno ci andava. Adesso iniziamo, la gente inizia a guardare, l'Agenzia delle Entrate interviene, vi dicendo. E quindi la gestione volontaristica rischia di essere pericolosa, perché poi ci sono delle sanzioni anche molto molto pesanti a cui uno può incorrere senza neanche rendersene conto. E quindi questo è un altro aspetto da considerare. Ma io non me ne devo preoccupare. E tutte le incombenze collegate all'attività erogativa, che sono tante e sono complicate, tranne quelle che io voglio gestire in prima persona, di norma la scelta del progetto, sono tutte a carico della fondazione. La fondazione gestisce tutto, tranne quello che voglio gestire io. Infine, con un'unica donazione, posso poi finanziare N progetti. In modo, per esempio, che faccio io, a fine anno, io, sulla base del bilancio familiare, faccio una donazione al mio fondo di X, e dopodiché, con calma, quando voglio, l'anno dopo, chiamo la fondazione e dico: prendo 100 euro da quel progetto, prendi 500 da quell'altro, e via dicendo. Per cui, da un punto di vista fiscale, io allego un unico documento, anche se poi, magari, finanzio, non è il mio caso, 100.000 progetti. La flessibilità, l'altro elemento importante è la flessibilità. Io, come donatore, non posso stabilire non solo... Oh, qui ho fatto una minchia. Il nome, chiaramente, del mio fondo, le finalità del fondo, la durata, che può essere indefinita, definita, perpetua, come voglio io, come, quando, cosa donare, il ruolo che io desidero avere nella vita del fondo, i soggetti che possono donare a quel fondo, la destinazione delle donazioni, che possono essere patrimonio, che possono essere disponibilità, come devono essere erogate le disponibilità, la presenza, la composizione, il ruolo di eventuali comitati, fatti magari dai miei familiari, come deve essere investito l'eventuale patrimonio, quali informazioni devono essere rese pubbliche, quali essere rimanere private, come gestire eventuali modifiche negli scopi che possono accadere, e anche testare l'idea con risorse limitate. Cioè, io vorrei far partire una fondazione, però non so bene come funzioni, io inizio, metto 1.000-2.000 euro lì dentro, li faccio girare, capisco e mi faccio un'idea, e poi eventualmente magari farò il lascito testamentario piuttosto che costituirò la mia fondazione, ma inizio a impratichirmi con lo strumento, che non è proprio pacifico ed elementare. Quindi totale flessibilità. E poi è uno strumento economico ed efficace. Perché economico? Perché innanzitutto le donazioni possono godere del massimo dei benefici fiscali attualmente vigenti. Poi, attraverso l'intermediazione della fondazione, quello che vi accennavo prima, anche donazioni fatte a progetti che non sono gestiti da enti aventi caratteristiche onlus, io li posso dedurre, cosa che altrimenti non potrei fare. Posso dissociare il momento della donazione da quello in cui vengono finanziati i progetti, è quello che vi dicevo prima. Un'impresa normalmente fa i conti alla fine dell'anno, però il fisco dice: o tu la donazione la fai entro il 31/12 o passa all'esercizio successivo, cioè il fisco ragiona per cassa. Un'impresa ragiona per competenza da questo punto di vista. Allora cosa succede? Magari l'anno dopo i miei numeri non sono tali da permettermi quel beneficio. Allora io alla fine dell'anno faccio la donazione che mi interessa a me, perché il momento in cui faccio la donazione, che mi conviene la donazione, non è necessariamente il momento in cui i progetti che mi interessano. Sono due momenti distinti. Il fisco però ragiona così. E quindi questo è un modo per aumentare la mia flessibilità. L'altro elemento che facilita relazioni con altri donatori, e quindi magari ci possono essere iniziative che possono mobilitare più donazioni. La fondazione non ha progetti propri, quindi non ha conflitti di interesse, e quindi è veramente al servizio del donatore. Uno può massimizzare i benefici di immagine piuttosto che garantirsi il totale anonimato, e si può usufruire delle economie di scala nella gestione del patrimonio, perché la fondazione, per esempio, Comask adesso ha 16 milioni di euro e in crescita, e quindi, sperabilmente, e quindi ho la possibilità che altrimenti non potrei avere.
E infine, i costi sono molto bassi e sono definiti a priori. Se io faccio una fondazione, i costi li saprò alla fine dell'anno. Qui invece la fondazione mi dice, per fare questo fondo, questi sono i costi che ci sono, e quindi li so già a priori, e normalmente sono molto molto bassi. In Italia attualmente, per usufruire di questi strumenti, abbiamo innanzitutto le fondazioni di comunità, di cui la fondazione Comasca è un esempio. Caratteristica di queste fondazioni sono che sono degli esperti della comunità, quindi non solo fanno tutte quelle funzioni di intermediazione tecnica, ma mi possono anche dare dei consigli, perché tendenzialmente hanno rapporti continui con le non profit, quindi mi sanno dire questa funziona, so fare bene questo so fare bene quest'altro, e quindi possono dare anche questo contributo che io posso accettare o meno, chiaramente, perché alla fine sono io donatore che decido come i soldi devono essere spesi. Altri strumenti sono fondazioni con competenze settoriali, per esempio a Torino c'è la fondazione Paideia, che ha competenze specifiche per quel che riguarda l'infanzia, e per quel che riguarda le fondazioni transfrontaliere, cioè se io voglio donare in Europa e ottenere benefici, massimizzare i miei benefici fiscali in Italia, se dono direttamente in Francia questo non mi funzionerebbe, donando attraverso questo strumento che si chiama Vita Giving Europe io posso usufruire di queste donazioni. A Sifero siamo associazione di categoria fra le fondazioni, abbiamo una competenza abbastanza buona per intermediazione filantropica e assistiamo tutti coloro che vogliono portare avanti la filantropia o attraverso costituzioni e fondazioni o attraverso altri strumenti che il mondo della filantropia sta sviluppando. Grazie mille.